Ciao a tutti, Che benvenuti. è successo? Oggi sei in linea. Oggi funzioni bene. Che è successo? Ma cos'era? C'è il Sarà tonnello che si muove in studio. Sarà questo giusto l'antenna d'antenna. Ma non so, sarà che la puntata di Enrica porta bene. Dai, diciamoci questa cosa. No, adesso sei in ritardo. Hai visto? Sei in ritardo. Non sapevo che dovevo andare. Vabbè. Allora, intanto presentiamo Sì. subito il Enrique Breccia, colui che ridisegna il mondo Scrivimi. a modo suo. Ciao Sì, Enrique. ciao Ciao, Enrique, ciao, ciao, come va? ciao, benvenuto. Grazie, grazie, Io ho grazie. tutto il kit. Ecco, Ah sì, bravissimo. Eccolin. Oggi provo le Ecolin. Brava. Poi ho, aspetta, così anche la vedono anche i nostri spettatori, che cos'è Art Attack, mi sento. Il Liquitex. Sì. La gomma liquida che sta andando via come il pane, già consumata. Hai visto come va via? È terribile. Sì, hai creato un mostro, ormai gomma liquida E come se piovesse. Bagni di gomma liquida. E vabbè, china, pennini, anche i pennini, l'ho guarda. procurata anch'io. Sì, l'ha rubata un nostro collega. Ciao, qua siamo. Ah, poi Il pennino. disegno che hai fatto è bellissimo, Rosa, eh? Ma Molto bello. questi sono, vedi, pennini con varie punte per vedere vari spessori Ah, di. che bello! Brava! Proprio Brava, brava! mi sto applicando seriamente, lo sto prendendo seriamente. Sì! Vabbè, abbiamo tutto per lavorare. Sì, Vediamo se qua ma se sono pronti anche gli che altri. fai, Enrico? Le dai il voto poi? Certo. Naturalmente, sì! Però non quello di oggi, il voto me lo darà quando finisco tra un paio di Sì, così. tavole. Naturalmente, perché ancora stai, no? Sì, Stai adesso giocando. sto Intanto. giocando seriamente, sto Bravo, giocando con tanta serietà. bravo, bravo. Eccola qua, c'è Giocando, Manuel giocando, Bull. l'importante è quello, è la parola, giocando, giocando Sì, seriamente. seriamente, Esatto, perché sì. Bravo. se giochi a calcio guadagni di più. Ecco. Sì. Eh Vabbè. Come qui non c'è la allora, gomma? intanto mando subito il primo video. Come non c'è? Sì. Ovunque c'è la gomma, ormai Monica, con internet la puoi acquistare. Monica l'ha presa anche Rosa. io su Amazon l'ho acquistata. Comunque, va, docce di gomma liquida quasi. Bene. Vediamo un attimo. Allora, Allora, io mi preparo, mando subito il video. matita. C'è sempre un ritardo però su Rosa. Vabbè, tanto io ora devo disegnare. Mettiamoci gli Dai, dai, occhiali. tu comincia, Rosa, dai. Vai, Vai, vai. mettiamo subito il video. Potete vedere le mie mani sempre dopo che lavate i piatti. Queste sono le mani dopo che lavo i piatti. Dopo che pulisco casa, lo sgrassatore non ha pietà. Allora, Allora, fin aspetta. qui ci siamo tutti riusciamo a fare quello che sta facendo Io Enrico no, perché non trovo la in matita. Cioè, qui. la cosa è seria qua. La Si parte matita. alla pari. Matita, matita, matita. Vabbè, presiamo questa matita qua. Ecco. Ah, direttamente con la gomma liquida qua. Ormai a me non mi ferma più nessuno. Guarda, guarda questo, no, no, questo è il disegno della puntata Oh, dell'altra volta? precedente. Sì. No, Fabiano, c'è puntata Breccia 3. È quella io ho so aperto, questa qui era il video. Quindi Però, torniamo. vai Dimmi. avanti. Questa è Vai. la che abbiamo Sì. fatto. È vero, è vero, è vero. Aspetta, no, ma è su quella cartella lì, Rosa. Devi aver fatto un po' di Vabbè, sempre copia. colpa degli altri. È colpa mia se la cartella Breccia 3 c'è scritto. Guarda, vacci e guarda. Allora, devo trovare quello. Infatti. Ah, perché sono state. Erano insieme forse i Sì, io ho file. scaricato tutto. No, erano insieme i file, perché. Ok, trovato. È nominato con 14. No, sono Sì. 24 file. Aspetta, adesso dovrei riuscire a fare partire quello giusto. Poi c'è il colore, giusto? Ecco qua. Questo, Bravo. no? È questo, Adesso sì. purtroppo Mi stai facendo. non partiamo alla pari perché ha già iniziato Enrique su questo foglio. E come si fa?
Che cosa? Ma c'è già la maschera? C'è già la maschera? No. Allora devo pasticciare pure io. Allora aspetta. Questo è un fondo sulla carta direttamente. Ma tu guarda, allora, questa è la carta che sto usando io. Bene. Quindi c'è il trucco, perché era già iniziato il disegno, abbiamo visto che c'era già del colore. Chissà chi l'ha fatto quel colore lì. Ah, con la spugnetta! Va bene. Ma sempre senza matita, giusto Enrique? Sempre senza matita, tu parti col colore direttamente adesso. Ma hai messo la maschera però? No, ancora no. Solo colore. Allora, prendiamo. Aspetta Rosa, prima di commentare quello che stai facendo, volevo chiedere due cose a Enrique, visto che così spieghiamo. Cioè, tu la maschera la metti successivamente, dopo il colore? Sì. Ah, interessante questo, vedi? Fai prima la base e poi metti il... Anch'io lo faccio. Brava, falla anche tu. In silenzio però, possibilmente, così? È terribile, la mia vita è terribile, studio, con Fabiano. Allora, intanto butto colore come se piovesse. Intanto salutiamo anche Giacomo che ci ha salutato prima. Sì, io l'ho fatto comparire. Ciao Giacomo. A scuola, io mi applico qua. Allora, macchio un po' qua. Ma questa cosa che non c'è il disegno alla base dà fastidio proprio. Buongiorno a tutti, volevo sapere per favore di che marca sono i colori? Che marca sono i colori che stai utilizzando, Enrique? My Mary. Sì. Allora io butto anche qua, io ne butto di meno colore, faccio esperimenti in piccolo. Ah, ricordiamo che non usi le pasticche, ma usi tubetti, giusto? Sì, di acquarello. Sì. Ah, vero, anch'io ce l'ho. Avevo una volta il mio fornitore che era Luca Strati di acquarelli quelli buoni, si chiamavano, aspetta vediamo se ce l'ho, questa marca qua, no, si chiamano Daniel Smith, sono inglesi, sono bellissimi, sono meravigliosi, ho preso solo due colori, il rosso e quello per fare le ombre, che è un seppia, perché costano cari, però durano tantissimo. Sta pagando ancora, è in leasing, quindi sta finendo di fare pagare le ultime rate di quei colori. Però sono bellissimi, brillano che è una meraviglia. Ma io ti chiedo, vabbè, un'altra cosa, ma tu quando fai, adesso hai buttato giù dal colore, sai già cosa verrà fuori quando... Ancora no. Ok. Quindi sei ancora più neanche io sto buttando colore pure io proprio oggi sono la versione Breccia Junior. Breccia Junior. Anch'io butto colore. Ah, poi anche io mi metto a fare, guarda, faccio come lui. Ma tu stai asciugando o stai sporcando? Asciugando e allo stesso tempo dando una testura, perché Anche io. Pannolino, ecco, com'è che si è messo? Sporchicchio un po'. Quindi tu adesso hai una base, ma il disegno non sai ancora cosa disegnare sopra. No, quel fazzoletto serve per asciugare il coso. L'ideale è che asciughi da solo, però per fare questa cosa... ho dovuto fare asciugarlo con il fazzoletto, però anche il fazzoletto fa una bellissima trama, una texture. Sì. Cioè. Se così vedere cosa viene fuori. Anch'io me lo chiedo, cosa uscirà fuori da quello che... Più che altro perché se fai macchie e poi dopo ti viene in mente il disegno, è divertente questa cosa. Adesso cambia il disegno, ne metti uno finito, è perfetto. Pa. Purtroppo non avevo carta per acquarello, quindi è che sta tutta... Vabbè, quello... Sì, era molto fina, non è una carta adatta.
ho rimasto senza con questa questione della quarantena, ho rimasto senza carta. Devo comprarne. Ecco. Adesso le cartoline hanno riaperto, quindi... Adesso sto mettendo... La colla. La colla. Ah, perché comunque rimane... La puoi mettere anche sopra il colore. Naturalmente. Quindi anche sulla china finita puoi metterla. Fare un altro strato. Cioè, se fai un disegno base a china, ci metti la colla, puoi andarci successivamente sopra. Ma ti posso chiedere una cosa, Enrique? Sì, come no. Io ho già rovinato un pennello. Cioè, guarda, come fai? Come si lavano subito col sapone? Come fai a non... Cioè, non ti si rovina a te subito il pennello? Sì, deve metterlo subito in acqua. Almeno in acqua. Sì, perché no, se no si rovinano di immediato. Subito! Se rovinano per sempre, Perché ne rovinano di due. Questo è da buttare. Questo è da buttare. Fresco da buttare. E poi quest'altro è diventato... Ci posso uccidere una persona? Dov'è? Una è diventata un'arma proprio... La punta molto acuta, no? Dura. Sì. Ma anche con lo sglassatore non funziona, cioè niente. No. Neanche la trementina, come dicevano. No. Anche io metto un po' di butto, un po' di colla vinila, di gomma liquida. Che profumo! guarda come è diventato il pennello. Sì, sì. Anche io ho dovuto buttare uno questa mattina. Quindi ancora ne butti, quindi cioè, vedi, ancora... No, perché mi sono scordato di metterlo in acqua di immediato. Perché devi sicuramente assumere un mettitore di pennello nell'acqua, cioè una persona che va, ti prende il pennello dalle mani e la mette nell'acqua. Sì. Se fai un contratto a tempo determinato, vengo io, Cioè ti prendo il pennello dalle mani e lo metto nel bicchino d'acqua. Sei contento di poco, Fabiano. Allora, subito in acqua io l'ho messo, ma tanto questo ormai è perfetto. No, sta cosa che si sovrappone al colore è bello, cioè, quindi anche con la china funzionerà così. E ci stai andando con... E quando togli via la gomma non va via anche il colore? No. Di sotto? No, incluso in questa carta che è mala, che è brutta, per una carta bella di acquarello, non va niente via, no, rimane. Qui sì, già sapevo che cosa fare, no? Sì. Ma mi si sta rovinando anche il pennello quello buono. Chiede perché già... Allora, Walter Angeli ci saluta tutti. Ciao, poi dice anche, vi garantisco che con ammoniaca, base di cui è costituita la gomma, o trementina, il pennello ritorna nuovo. Perfetto, allora la vado a riprendere. Devo provare, Walter, con ammoniaca. Ho provato con trementina e non è risultato. E poi devo provare ancora con l'ammoniaca. Giacomo dice, ma c'è un ordine nel colore steso, cioè dai più chiari al più scuro oppure solo a caso? No, così come si vede. A caso? Che poi si può dire a caso o alla breccia, cioè così. A caso. Colori alla breccia. Allora, io... C'ho tre bicchieri d'acqua, uno per la gomma liquida, uno per la... Enrique, questa chi è? Barbara, che sta disegnando? No. Allora, io sto usando anche questo. Il bianco. Okay. Il bianco acrilico. Ah, bene. Tu hai una signora che sorride, io faccio una signora con la faccia bianca. Vediamo che succede. Brava. Ecco.
Sì, ma non dirli troppo spesso, brava, perché poi si monta la testa. Ma poi mi monto la testa, già. Non so cosa, cosa succede quando leva la gomma. Pure io. Cioè, secondo me sto passando colore e poi dopo quando tolgo la gomma se ne va tutto. Walter dice, l'odore tipico della gomma è quello della pipì di gatto, quindi il solvente è ammoniacale. Che schifo! Bravo. Ma Walter, tu pure tu stai giocando con noi? Stai dipingendo anche tu? Ci è arrivato così comunque Walter, ha odore, ha olfatto. scrive anche Fabian Mora. Enrique, vai. Sostitutolo, amo tu trabaglio, te mando un beso desde Argentina, i feliz 9. Ah sì, feliz 9 di luglio, Fabian. Viva la indipendenza. Ah, perché il 9 luglio è l'indipendenza argentina. L'indipendenza argentina. Chiede Ilaria, scusate, ma è disponibile una versione tascabile di Enrique Breccia da portarsi a casa? Assolutamente no, ma se vuoi abbiamo quella di Fabio Ramacci. E quella la mandiamo gratis. Io guardo e prendo appunti, dice. Ecco, colori alla breccia è più indicato, cioè non solo riesce a vedere nel foglio bianco le immagini da realizzare, ma riesce pure a vederle dopo aver colorato a caso il foglio. Davvero, sono il maestro Breccia può riuscirci. Feliz 9 luglio. Ah, Monica prende appunti invece col block notice invece di chiedilo Enrique. Diego, grazie, ti saluta. Io igualmente, feliz 9 luglio. Oggi è una giornata importante. Io ho due colori però. Faccio un po' di fiori. Nei tuoi disegni usi colori sempre molto, molto allegri, molto accesi, quello che ho notato. Cioè, sono belli brillanti. Non sempre, però sì, spesso sì. Anche quei pirati, comunque sono vivi, cioè non sei uno cupo. No, anche illustrando cose cupe come la opera di Lovecraft, uso colore così allegro. Perché il contrasto mi sembra più efficace. Più forte, no? Dice Walter, è in macchina appena tornato dagli esami in Accademia a Carrara, dove insegno. La gomma la usavo negli anni '80 quando Pinter mi fece vedere come si usava. Ah, che bello! Allora è un senior. Walter è un super senior. Abbiamo qui a casa abbiamo due incisioni in metallo di Walter, bellissime, però veramente belle. È un talento unico, Walter. Unico. Vorremmo anche una collana di DVD con i segreti del maestro. Ragazzi, che vi dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? Noi ve la mandiamo anche, basta che mettiamo tutto in DVD, ve lo spediamo, per noi non è un problema. Tanto sono comunque gratuiti su YouTube, noi vendiamo volentieri i DVD per... Se volete pagare, pagate. Allora, io qua... Raul dice, oddio, effettivamente tra Breccia e Ramacci c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Scegliere non saprei, un salutare maestro Enrique. Beh, no, in realtà c'è solo l'imbarazzo di Ramacci. Ma mi mandi dei pupazzi? Vero che Ramacci la chiamiamo pure pupazzi. Rama, ti vogliamo bene! L'altro giorno ho sognato di bere una boccetta di gomma liquida e di diventare tiramolla. Alla salute! Che fantastica sta cosa. Io ho già finito! Sei veloce! Sto giocando.
Poi faccio, c'è un altro lembo di carta, però. No, chissà come viene fuori con la gomma. Cioè, perché adesso devi ancora levare la gomma. Tra l'altro potevi anche non mettere la gomma, perché comunque sta andando bene, è così. Qui in questo disegno, come la carta non era data, ho messo solo una volta la gomma, però si può mettere 2, 3, 4, 5 volte con successiva scappa di colori, capito? Quindi hai sovrapposizione di colori con gli effetti striati. Qui è impossibile perché la carta faceva schifo, veramente. Io ci ho provato a fare, come hai detto tu, a fare più strati con la gomma liquida. Sì, si può fare, sì. Si vede che stavo odiando la carta. Scrive Adriana, ma come non so ancora come verrà fuori, voglio morire. Adriana, accasciati tranquilla, lasciati andare. Sì, effettivamente questa carta assorbe pochissimo. No, questa carta no, fa schifo, realmente. Però comunque è ruvida. Io sì, però è molto, però poco ruvida. Questa mattina ho comprato la buona. Che carta era questa qua? Questa è un pezzo di Schueller che io uso per fare fumetti. No, però è molto fina, che se arruga tutta, non so come si arruga. Cosa farà? Allora, facciamo una domanda. Cosa farà Enrique con questo cerchiografo? Un cerchio? Lo sbatterà sul foglio così? Dato per... Ce l'ho! Bravo! Io copio. Però lo faccio grande io il cerchio, Bene. Piccolo. Vediamo come stai facendo. Ah, mezzo cerchio hai fatto. Vediamo. Sì, perché metterla fa così, metterla fa a mano. Per vedere se viene proprio circolare. Ah, io non la sapevo questa cosa. Che cosa? Questa cosa qua. Ora io ci vado con la... Non è vero, l'ho inventata. Ah, sei pure bugiardo. Qua dice Ilaria, la carta buona è quella 100% cotone, sì, è buona, sì. Ma anche quella 55, io uso quella 50% e 50%. Come 100 è il massimo, è il massimo. Costa come... Sì, ti fai il muro. Qui sto usando colline. Io adesso invece sto acquerellando la matita. Le colline rispetto all'acquerello va via più facilmente con l'acqua, vero? No. Rimane di più. Sì, si attacca molto di più. Perché tiene un colore più vivace che la... Sì, le colline sì. Un'altra cosa. Anche io lo uso, mi diverto. Mi piacciono le colline come vivacità di colori. Io sono convinta che ho messo talmente tanta colla che appena tolgo tutto se ne va tutto il colore. Tutto il disegno. Se ne va il disegno. Il disegno se ne va. E poi dovrò imbrogliare, quindi. Ah, scrivi un messaggio anche Walter, scrivi un messaggio. Sì. Allora, ti ringrazio Enrico, è un onore essere nella vostra casa, lo dedico con l'autentica ammirazione che si tributa a un grande, autentico maestro, un abbraccio a Barbara. Mi sembra una babbuna, sto leggendo la letterina. Guarda, sta levando la carta. Anch'io. Vediamo cosa levo io. Cioè, no, niente. Bellissimo. Ma il tuo è più bello del mio. Il mio fa schifo, mi vergogno pure a mostrarlo poi, che so qua.
Cioè, sto cancellando tutto, raga. Me ne posso andare? Rosa, si sente tutto. Senti che tu che raschi. Eh sì, sto togliendo la gomma. Ma quando hai levato la gomma, Enrico, tu sapevi già che c'erano quei buchi, cioè quegli spazi nel colore? Quale spazi? Quelli attorno al viso. Cioè tu hai levato la gomma, sapevi che lì andava il buco, cioè che andava via il colore? No. Dov'è? Cosa dov'è? Sto cercando i pezzi che mi sono persa. Ah, Enrico, guarda che ti faccio vedere. Tu non ce l'hai, secondo me. Che cos'è? Me l'ha regalata Max. Perché è bello. Per togliere la gomma. Che bello. Ah? Li puoi pure sventolare all'occorrenza. Sì. È una lavera? Ma che mi auguro di no. Fa vedere com'è. Sembra che sì, eh. Sembra di sì, invece. Che bello, sarà un piccione. Oh! Vedi, ma... No, il piccione no. Secondo me non la di piccione, Rosa. No. Non mi dire piccione, per favore. Ora pure io faccio come i capelli sono bellissimi. L'effetto dei capelli è veramente bello. Anche perché con l'Ecolin l'acquarella ha creato quella doppia colorazione. Esatto. Bello. È quell'aspetto casuale che comunque quando vi riesce vengono fuori delle belle cose. Allora, sai che faccio? Cos'è sto rumore? Ah, boh. Che rumore? Forse qualche macchina, qualche auto che è passata. C'è tipo un rumore, una specie di moto. Qui? Auto. Sì? Una moto. Moto, ah. Qui cosa stai mettendo? Nuovamente la colla? Sì. Ah, dai. Stai rimettendo la colla? Sì. Sì. Nel tempo di trovare la pace me la togli. Ma adesso te ne chiedo un'altra, ma funziona la colla? Se tu metti l'acrilico sopra funziona lo stesso, fa gli stessi effetti, l'acrilico acquarellato? E l'acrilico sì, però deve essere acquarellato. Deve essere sì, molto... quello a retadeografo. Quello... Sì, funziona lo stesso. Pazzesco. Cioè, quindi puoi andare a sovrapporre continuamente colore. Sì, sì. Sa che effetti... purtroppo questa carta era brutta, perché sennò si potrebbe aver fatto una cosa molto... Poi ci hai mandato degli esempi di questa tecnica su altre cose che hai fatto. Ok, poi le vediamo. È molto bella. Cioè, per avere... Come ci sei arrivato a fare tutte queste sovrapposizioni? Sempre giocando, immagino, sempre provando. Sì, sempre sperimentando, prova, errore. Non c'è nessun mistero, no? No, pensavo che l'avessi visto a qualcuno, oppure che ne so. Io sto imbrogliando, io ve lo dico, io non la ripasso la colla liquida, io sto imbrogliando. No, adesso è bello che ha passato la colla, quindi passa il blu, e quando leverà la colla si vedranno altri effetti. Mm. Ora io pure la passo la colla. Ma quando passi la colla si vede comunque, cioè rimane un po' il colore in superficie, come in questo caso, cioè sì, non viene assorbito.
Esatto, sì, si vede la colla sotto. Sì, belli questi effetti attorno al bianco. Che bello. Ora pure io, eh? Pure io. Che sta facendo? Io mi distraggo un attimo, alzo gli occhi. Allora, c'è Cristian che manda un saluto. Un fuerte abbraccio. Maidana. Fuerte e poi abbraccio. C'è pure Diego Ridano. Un abbraccio, Cristian. Cos'è il barniz? Eso è un barniz? No, Diego, no. È tinta di colore. Barniz vuol dire vernice, Rosa. Ah, vernice. Ah. Vernice. Così abbiamo imparato anche una parola argentina. Perché fa degli effetti. Vabbè, è bella che con la colla, se rimanesse... Colla e gomma. No, anche l'effetto che fa con la... Voglio vedere. È come se dipingesse a... sai quando dipinge a olio su una superficie lucida? Ti fa questi effetti, salta sì, fuori. Che se separa, che se, sì. se stacca, sì, è vero. Molto bella, pensa come... E come sta procedendo i lavori che stai facendo in questo periodo? Come vanno? Bene, bene. Sto facendo alcune commissioni. Adesso sto facendo una commissione su Lovecraft. Bello. A colori? No, in bianco e nero. Bello come tema. Come è cambiato questo disegno? Anche io sto mettendo ora la colla, la gomma di nuovo per mascherare. Mo' vediamo che succede, che combino, va. Ma fa strano, sai cosa? Che passando la colla sull'Ecolin, che non. Cioè, non si scuoglie il colore sotto. No. Immagino che tu stai facendo una carta meglio che la mia, no? I rimasugli di lembi di carta, lembi di carta. Cioè, se tu metti l'Ecolin sull'acquarello non va via? Infatti no. No. Faccio vedere un attimo quello di Rosa, dai, fa vedere un attimo. Ma ancora ci sto lavorando. No, sto pasticciando. Vedi, ti ho voluto copiare poco, eh? Hai messo già la colla, la gomma qua, sì. E qua sto aspettando che si asciuga. Sì. E ora ci vado di nuovo sopra col colore. Bene. Ok, rimettiamo nuovamente. Aspetta che faccio ripartire. Perché sei uscita fuori tu? Ecco qua. Via. Anche lei si sta cimentando. Enrico, non riesco a trovare alcuni tuoi libri. Non lo so. E quali libri, Monica? Cioè, io ho dovuto smettere di lavorare che sono troppo basito da questo processo lavorativo. Che bellezza. Ah, questo è Fabio Ramacci, il futuro portachiavi che noi spediremo. Ilaria. Bellissimo. È troppo carina questa cosa qua. Siamo tutti quanti che lavori. Chi è che sta lavorando? Chi è che si sta mettendo a giocare? Davvero che bello. Oltre ad Adriana, chi c'è? Devo aspettare che si asciuga un po' la colla, però. Nel frattempo guardo che anche guardare male non fa. No, io pensavo che si squagliasse un po' l'acquarello sotto. Da me un po' sì, secondo me si è squagliato un po'. Ma forse un po', magari no.
Infatti con l'acrilico in teoria non si squaglia. Cioè se è la base acrilica, sì, dovrebbe reggere di più il colore sotto. Ah, dice il collezionista di sogni. Sì. Il collezionista di sogni è... Il sogniero, sì. È il sogniero, ma mi sembra che... chi è che l'ha pubblicato? L'ha pubblicato... 001? Sì, sì. 001. Sì, 001 dovrebbe averlo, Monica, dovresti contattare... Adesso sta per uscire una versione in Brasile del collezionista di sogni. Scrive Aria, anche io uguale a Ramaccio. Il problema è che sono in consegna, sono troppo basita. Siete entrambi basiti. Se gli dai il tempo di asciugarsi non si squaglia, a meno che le Ecolin non ce la butti a secchio. Adriana dice. Ah, no, a me un po' si è squagliata la mia Ecolin. A secchio. A secchio. A secchio. Ce la butti a butti troppo. Mi sa che allora che levi la gomma per vedere che cosa viene fuori. Una roba. Sì, concordo con Vanessa. Anch'io stavo lavorando, ma è impossibile non guardare e restare rapiti. È super affascinante. Dopo i caravaggeschi breccianeschi non corrente, che poi è tutta gente che disegna e finge di lavorare, perché fondamentalmente lavorare è ben altra cosa. Voi state disegnando, è un miracolo che sia ancora un mestiere. Tra un po' sparirà e andremo tutti a zappare come una volta. Allora vediamo se mi sporco. Io per il bianco mi sono vestita oggi. No, non ci provo neanche, che pure che faccio guai. Che bello. Bene. Ah, qua, come Ora io faccio così. E mo voglio vedere che succede. Quello è Ecolin. Questo qui è Ecolin. Io sto facendo Ecolin, sto passando. Ma già da prima l'ho iniziato tutto Ecolin, il mio... No, mi piace perché adesso sta... Per equilibrare l'immagine sta utilizzando gli stessi colori che ha lei in modo da dare il peso. Equilibrare il peso dell'immagine, molto bello. Fantastico. Sei Fabiano, stai rosicando che non puoi pasticciare pure tu. No, ma io poi me lo riguardo con calma. Poi faccio il fermo immagine, mi guardo le cose che mi servono. No, è molto bello l'effetto col colore, con la sovrapposizione di colori. Ora io voglio. Ma è questa tecnica l'hai usata anche nei fumetti, Enrique? Sì. Su quale fumetto l'hai usata? Swan Thing. Vi ho mandato Sì, lo vediamo dopo. Una tavola, sì. Che funziona, che si vedrà che funziona anche con i colori digitali. No? Che figata. Però è bianco e nero il fumetto? O a colore? Com'è? Il fumetto è bianco e nero o a colori? Bianco e nero, dopo mio figlio faceva i colori digitali. Ma invece, ti volevo chiedere, ma invece qualche tecnica, con questa tecnica qui a colori, l'hai fatta su qualche fumetto... Su qualche, che ne so, racconti di Lovecraft, hai usato questa tecnica di sovrapposizione o no? O è il colore puro? Sì, è Lovecraft, sì. Il collezionista di sogni è sempre sulla mia scrivania, un lavoro bellissimo. Brava Vanessa! È il mio fumetto preferito. Bene, andiamo a fare, vediamo che succede adesso. No, devo aspettare che si asciuga.
No, ho perso qualche pezzo, no. Aspetta un attimo, non volevo... È giusto, no? Sì. Ah, ok. No, perché mi sembrava più... Ah, aspettando che si asciugasse un po', no? Tra quella di prima e questa. Sì, sì. E la gomma ancora non è levata. Dove la sto levando? Il cerchio bianco, lì accanto ai capelli della donna, sì. Lì sta strappato totalmente la carta. Lì c'è, quando ho tolto la gomma, si è strappato direttamente la carta. Mi piace troppo sta tecnica, ma quanto mi piace. È molto divertente, molto bello. Aspetta che io... Però è importante dire che la gomma, tutto quello, è solo un strumento, no? Sì. Non è un fine in se stesso, no? No. Allora, questa era l'ultima, adesso facciamo del disegno finito. Giusto? Viviamo, dice Raul. Una domanda per Enrique. Le meravigliose storielle di El Cazador del Tiempo. Il Cacciatore del Tempo. A parte l'edizione costosa di lusso di 001 Edizioni, non sono uscite in italiano su qualche volume? Non c'è un'edizione italiana? No. E io quella ce l'ho, Il Cacciatore del Tempo. E quella grande ed è bellissima, ne vale assolutamente, anche se me l'hanno regalato, quindi ne vale ancora di più. Mettiamo l'illustrazione finita e ingrandisco per far vedere gli effetti, perché così si vede bene l'effetto. Bello. Io mi vergogno a fare vedere la mia. Un bel sorriso, allegro. Neanche la mia sorride. No, sorride. T'ho copiato l'acconciatura, sì. Enrique, t'ho copiato l'acconciatura. Sì. Che bello che è. Belli questi effetti qua, queste sovrapposizioni di colore. Perché poi rimane il buco della gomma, della striatura della gomma, quindi si depositano vari livelli di colore. Molto bello. Esatto. Bello. Nell'acqua, l'effetto dell'acqua. È bellissimo. Depiccioliamolo. No, guarda che è pazzesco. A me i capelli sono ben piaciuti un sacco. Guarda questo effetto. Sì. Bellissimo. Guarda che immagino c'è. Molto, molto bello. Okay, anche questo pianeta è forte qua. Questo qui è molto bello. Adesso vediamo alcune cose tue. Sì, con questa tecnica però. Sì. Io l'ho finita. Fabiano, guarda che scrive, così la faccio vedere a tutti la schivezza che fa. Eccolo qua. Si vede? Sì, come no? Ah? I capelli sono i tuoi, precisi, ci ho copiato. Mi piace il rosa. Piace? No? Sì. Bene. Che voto gli dai? Come pasticcio del pomeriggio. 8. Sì, solo che la votazione darà 1 a 100. Lui ti ha dato 8. No, 20. Votazione da 1 a 100, Rosa ha preso 8. No, brava. Ma adesso diventerò ancora più bravo, io mi impegno, oggi ho imparato solamente a pasticciare. Allora, andiamo a vedere le immagini. Ah, queste tre. Ah, quella, ok, adesso ho visto quelle. Partiamo un attimo con la colori che mi dicevi, eh. Partiamo da quella e poi vediamo anche... C'è l'immagine finita comunque della... L'ho messa. Ah, l'hai fatta? Sì. Questa è something. E questa è quella che mi dicevi che è colorata digitale, giusto? Che funziona lo stesso con il colore digitale, no? Sopra. Pazzesca. Sì.
quasi lo, non è la stessa cosa, però no, chiaro. È un abisso il colore a manuale, cioè ti fa quegli effetti che non c'hai in digitale, incredibile. È così. Però qui praticamente è gomma, tutta questa parte bianca, striata, tu hai levato, è rimasta la china nera. Sì, esatto. Qui è solo gomma, perché qui non c'è un altro. Hai lavorato solo su, praticamente in negativo. Sì, perché questa è una immagine onirica di un sogno che fa something, che non mi ricordo bene. No, è un personaggio che ti ha preso tantissimo. Bello! Ingrandisci, Fabiano? Mamma mia, cosa bellissima questa. Ah, questo è di Lovecraft. Bellissimo. Questo è favoloso. Forse per fare queste striature qua deve essere veramente rovinato molto il pennello. Perché se... No, perché lui schizza anche sopra, ci usa lo spugnato, per cui gli effetti che fa... Allora, metti che qui passa il pennello, no? Davanti, la prima parte. Poi ci va sopra con lo spugnato o con gli spruzzi, no? E quindi ti fa questi effetti. Anche questa la doppia pennellata. Sì. Ma questo è acquerello, giusto, che hai fatto? O no, chino acquerellato? No, questo è ecoline grigie. Ah, ecoline grigia. È bellissimo. Che non è lo stesso, perché è un grigio diverso, più caldo che la, che la china, no? Che la china acquarellata, no? Che la china con acqua. Sì. È bellissimo questo. E qui comunque c'è la base del disegno, cioè questo mostro seduto nella poltrona l'hai disegnato prima a matita oppure sei andato lì a... Te lo sì, ho fatto un estizio sì, sopra la cosa per ubicare lo elemento, no? E dopo... Sì. Qua dice Monica, con lo spazzolino da denti, già. Bellissimo. C'è un altro, a parte essere surreale, è proprio bella anche l'idea. C'è un altro dentro? Sì, ci sono altri. No, che ero, mi sono distratto a guardarlo. Sì, vai nei dettagli, fammi avvicina. Perché vai nei dettagli e guarda. No, perché questo qui è laboriosissimo, cioè guarda che bella questa. Anche questo sembra con la maschera bianca, tutti questi effetti. Sì, il mostro ti ha fatto tutto con la maschera bianca. E poi ha lavorato sull'anatomia, su questi elementi qua, sulle mani. Sì, dopo metto il pennello. Pazzesco. Bello anche questo effetto delle pagine bianche, molto bello. Mamma mia, che bello. Qui vediamo Tex. Senta che chiudo, io qua che mi si è asciugato tutto. È bellissimo. È fantastico. C'è la gestualità, è proprio bello, c'è proprio la gestualità, guarda che bella come l'immagine, poi quando rimpicciolisci vedi questi effetti che sono pazzeschi. Sì. No, non ci si rende conto del lavoro che c'è in un'illustrazione quando la si vede stampata, quando la si vede rimpicciolita, di tutti i dettagli che si vanno a perdere proprio, la rendono veramente unica, bellissima. Ma queste goccine che hai fatto, cioè nel senso hai fatto le gocce e poi le hai riprese oppure hanno fatto questo effetto? No, con il pennello ho fatto boom, 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 così. L'hai tirata giù così di forza? Ok. Sì. L'hai sporcato, peccato. Sì. Bellissimo. Ah, cavolo, guarda questo qua. Mamma mia. Un'altra illustrazione di un racconto dell'opera. Magnifica. L'albero mi piace da morire, bellissimo. Guarda dopo queste lezioni inizierà il nuovo decorso di illustratori, te lo dico qua.
i breccianeschi, i breccianeschi. Bellissimo. Me lo fai vedere l'albero da vicino, Fabiano? Ancora di più, i dettagli della tramatura dell'albero. Scusate, io perché poi devo copiare, se non guardo bene poi come faccio? Bellissimo, guarda qua. Dice Anna, immagini bellissime. Sì, Anna, sono più che d'accordo. Bellissimo. E qui tu hai lavorato con doppia maschera su questi... Su questi c'è la parte bianca, è vero. Stavo per chiedere anch'io. Cioè hai fatto la prima maschera, che è questa delle foglie, giusto? Poi l'hai levata, certo. Hai fatto la grigio, hai fatto un'altra maschera per dire, per il contorno. Certo. Sì, sì. Molto bello. Sì. Molto bello. E questo domani capiterà qualcosa alle mie tavole. È pazzesco. Bellissimo. Delirio completo. Sì, surreale. Questa perché cosa l'hai fatta questa illustrazione? Era un portfolio su Lovecraft. Ah. Magnifico. Qui si è andato proprio oltre. Qui non è più, siamo più all'illustrazione, qui è ci sono delle... Guarda che bello questo. Sì. I mostri li fai troppo belli. Fanno veramente paura. Ma anche questa è maschera, no? Sì. Come no? Sì, sì. Però devi avere un controllo anche di quello che verrà fuori, perché sennò non ti viene tutta questa cosa. Cioè, qui da stabilire che questo è bianco, quello è nero. Sì, ad esempio, metti caso sullo sfondo, no? C'è la silhouette del paesaggio, i vari pianeti che si sovrappongono, sì. Più la mano. Quante maschere hai passato? Due, credo, tre volte, però qui, in questa situazione, non ho fatto un fondo prima del colore, del grigio, no. Questo sta lavorato direttamente sulla carta sì. Bianca. Sì. Però hai fatto una maschera di ingombri, nel senso questa macchia qui, cioè questo elemento a sinistra, quell'elemento a destra, che sono più bianchi, li hai fatti come con la maschera, tenendoli come elementi bianchi. Poi dopo ci sei andato sopra, perché il mostro invece ha delle sovrapposizioni di grigio. Sì. Se no non ti vengono questi bianchi così. Esatto. Bello però, molto bello. Domani maschere sotto. A go-go. Maschere come se non ci fosse un domani. Tu fai i tuoi maschere, io ne farò... Quanto erano grandi queste illustrazioni? Era abbastanza, era a tre, un po' di più. Un po' più della tre. Qua dice Christian Maidana, però io non lo... Allora, Enrique, è Nalvar Mayor también? No, non la conosceva Christian No, non la conosceva Christian alla mascheretta quando dice Alvar Mayor. Ah, quindi non c'era un segreto particolare, ecco, certo. Niente. Io speravo che ci fosse. Belle queste montagne. Uno compra la gomma, la colla a gomma e diventa come breccia, invece no. No, perché sembra già era... prima non la usava, niente. Ragazzi, nulla, non c'è il trucco. Bella però anche questa. Poi dice Monica, ma Enrique, tu hai la predilezione per i mostri e le ambientazioni surreali? Ti piacciono? Non specialmente, no, una cosa surreale può essere, però. Se devo fare mostri, lo faccio. Ma poi non è... Insomma, sono autoritratti questi, giusto? Bellissimo,
poi anche il bianco così, il taglio no, di bianco. No, no, è troppo bello. Ma il bianco... Questo bianco che entra nel nero è favoloso, è proprio bellissimo. Ma hai fatto maschera pura pure lì? Come lei? Oh, no, lì hai usato lo scotch. No, e nel bianco? Nel bianco ho usato il pennello normale, secondo me, sì. Non ho usato... E dall'altra parte invece ho usato la maschera e ci è andato col nero, facendo questi effetti qua. Ed infatti è bellissimo questo gioco. Quello è il pennello acrilico bianco? No, per niente, no, l'acrilico qui no, niente. Questa è la carta, qui c'è la carta. È la carta. Quello, il bianco è della carta. È la carta. Sì. E questa parte bianca è senza maschera. C'è qualche, forse c'è qualche effetto di maschera qua. Invece questa parte qua è la maschera e c'è andato qui sopra. È spaziale. Poi a me fa impazzire che tu poi recuperi col pennino, ti fai questi filamenti e che danno... Lo sai che mi ricordano le incisioni di Goya? Quella parte delle montagne. Ce l'hai presente? I mostri di... gli incubi di Goya. Mamma di Francesco... Io lo adoro, Goya. Guarda che bello. È bellissimo. È stupendo. No, a me fa impazzire questa cosa qua, l'equilibrio. Ma lì ti metti a fare il pennello, fai così, lo vedono che fai così, col pennello così a casaccio da un lato, poi così, ruoti. Sì. E ti spuntano questi mondi. Mm-hmm. Ma la luna bianca, no? Questa non è maschera, è la mascherata, no? No, quella no, questa, no. Hai lasciato il bianco, hai fatto poi qua, hai dato la maschera per levare questi effetti e si è andato col nero sopra, per cui quando sei andato via ti ha fatto questi graffi. Esatto. Bellissimo. Ma poi mi piace un sacco l'equilibrio. Magnifica la montagna, che si unisce alla luna. No, è troppo bello. Ingrandisci per favore, Fabiano. Mamma mia, è favoloso. Questo è tutto fatto maschera, no? Anche gli occhi, il naso. Cioè, dove c'è il bianco? Sì, tutto maschera. Sì, quello sì. Guarda che bello, anche questo effetto del nero. Quello è la perché stava bagnata l'acqua. La carta. Sì. Le colline se corre, è sempre Ecolin questo, non è Kina. Sì, questo è tutto Ecolin grigio, solo questo. Ah, e quindi gli è dato, era carta bagnata quando lei ci ha lavorato? No, non tutta la carta, una parte come questa sì, no, tutta no. Solo questa parte qua? Sì. Molto bello l'SF, sembra che... Sì, no, è pazzesco. Molto bello. C'è un'altra, no? Credo. Sì? Questa? Sono 6 tavole di un fumetto che acá hay un lavoro molto molto impegnativo con la maschera. Acá ho lavorato tanto. Non si vede bene perché... Le foglie. Che ce la va? Si vedono le foglie. Gli alberi, i rami degli alberi. Guarda qua, qua si porca vede. Miseria. L'uomo. Molto bello. Che bello. Ma è bellissima. Che storia era questa? Questa è un'adattazione mia del romanzo, del racconto Reunion di Cortázar, el escritor franco-argentino, sul viaggio del Granma, ¿no? con Fidel Castro, Guevara y los 86 uomini che sbarcarono da Messico a Cuba, ¿no? Ma è stato pubblicato? No, questo no. No, perché le ere di Cortázar non vuole che
che sua opera venga pubblicata in fumetto, che è una cosa paradossale, perché Cortázar è un amante del fumetto, però è così. Peccato. Magnifico. Ma scusa, non puoi riscriverla? Sì. Cioè, se ci riscrivi una storia sopra, cambi delle cose, diventa una storia pubblicabile. Molto. Insomma, se lo dai a un bravo sceneggiatore, ti tira fuori una storia. Vediamo. Perché è un peccato non vederla pubblicata. È un peccato non vederla pubblicata. Ora che lavoro che c'è dietro. Sì, è sono bellissime queste tavole. Shock. Tutte fatte con la macchina. Di che anno è questo lavoro? Questo è del 2016. Quindi è recente. Forse mi conviene guardare. Sì, questa è maschera. Anche questa sì. Scarpa. Magnifica. Anche la scarpa è maschera. Sì, 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 per come se fosse incisione. Sembra quasi un'incisione. Guarda. Un'incisione. Molto bello. Mamma mia, è bellissimo. Sì, l'effetto pazzesco. Bravo. Che dalla quel viso è bellissimo. Mamma mia. No, guarda qua, anche questo effetto. L'abito, le mani, tutte. Sì, perché poi c'è l'effetto da lontano e l'effetto da vicino, una doppia. Mamma mia. Peccato però non vederla pubblicata questa. Scusa, pubblicarla, la puoi pubblicare senza testo? Sì, se puoi. Sì, se, sì. Se non citi il testo, sì. Ma è molto bella questa, è un peccato veramente che non possa essere vista, cioè stampata. Guarda che lavoro. Sì. Quante tavole sono, Enrique? Sei, Rosa. Ah, sei tavole. Sei tavole. Proprio bella. Sì. E le tavole che dimensioni hanno? Sono abbastanza grandi, più, sì, un po' più grande che una 3. No, troppo belle, e sembra proprio un'incisione. Guarda qua, guarda sì, questa parte dell'albero. Sì. No, no, sono troppo belle queste qua. Qui tu hai lavorato tutto in negativo, cioè hai disegnato con la maschera praticamente. Poi sì. Un lavoro pauroso, pazzesco. Guarda che bello questo. Cioè qui ha dato la maschera, poi si è andato lì a fare i neri, la trama, anche perché poi devi dare più l'impressione della trama della paglia intrecciata. È un lavoro pazzesco, Enrico, è proprio bello. Sì, ho lavorato tanto in queste fumette, a me mi piace, ho messo tanto lavoro, tanto, tanto. Che bello, guarda qua. Mamma mia. Anche se questo qui è più bello piccolo, cioè secondo me. Guarda che roba. È potentissima questa immagine. Mamma, guarda. E tu queste immagini qui non le hai, non hai usato reference o altro, cioè tu hai... No, anche reference, no. Beh, per ricostruire comunque certe immagini, mamma mia. Le armi le conosco benissimo perché sono un collezionista di armi di guerra. Quindi mi raccomando, trattatelo bene, Enrico. È bellissima che questa, guarda, quando con i proiettili che saltano fuori. No, è magnifico. È uno spettacolo. Il Texone potevi farlo così, però.
Ancora a disegnare, là. A tagliare gomma. No, ma ci sono delle immagini, Enrico, sono veramente pazzesco. Guarda qua, guarda questo taglio. Che bel lavoro. Ah, bellissimo. Bellissimo. No, è di una, sono di una poesia, di una potenza visiva pazzesca queste tavole, Enrico. Cioè, sono potenti, proprio potenti. Potenti, sì. Ah, qua arriva la causa della petizione, il momento della petizione, scusami Enrico. Ma Enrico, sì, non potrebbe mettere una buona parola per il Texone di Bocci, perché c'è una petizione online che vogliono far arrivare il Texone ad Alessandro Bocci. E quindi tutti... Che bella che è. No, sono stupende queste tavole. Ma poi questa qui è, dal punto di vista del racconto, è meravigliosa. Sì. Perché sta giocando il piano Mozart, il bambino. Questa qua è dal livello di racconto, guarda che pazzesca, la stella, sì, che sa, è fantastica. Sì. Ma a me poi piace, no? Quando fai queste cose qua, tipo questo il disegno più... l'aquiletta qui. Qua, ma non si può fare niente per farle pubblicare? No, 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 realmente no. Ma non vuoi pubblicarle tu? Oh, è una questione di storia, no, giusto? No, mi fanno una causa. Ah. Però no, se, no. C'è la storia scritta. La storia è molto evidente, è sacco il testo per lo stesso. C'è un peccato, cioè, noi la stiamo guardando così questa storia. È tristissima questa cosa che la dobbiamo vedere sul monitor. È bellissima. Peccato. Aspetta che è arrivata qualcosa qua. Aspetta. Ragazzi, c'è quel tema della prossima settimana. È arrivata. Fabiano, te lo sto mettendo. Aspetta, salva tutto. Arriva? Eppure non credo che non si possa proprio pubblicare, Enrico. Secondo me... No. Nel senso, non con quella storia, ma andrebbe modificata la storia. Però è un peccato che quelle tavole non si possano vedere. Sì. Qua dice Christian, Enrico, c'è qualche libro in particolare che ti piacerebbe adattare in fumetti? Martin Fierro. Ma è una storia, io non la conosco. Di che parla? È un libro fondamentale della letteratura argentina. Martin Fierro. E quello puoi farlo, perché non ci saranno, sì, quello diritti. Sì. Quello ci, sì, saranno... è un poema, un lungo poema. Bello. Sì, prima o poi lo farò. Bueno. Eccola qua. Il Texone l'ho messo. Sì, il tema della prossima settimana. Le rocce. Anche se è un po' il legno. Allora, che qua i nostri professionisti chiedono rocce, legno. Ah, questa è sgranata come immagine, quindi non è che si veda proprio benissimo. Ah, sì? Sì, vabbè, ma è normale, perché sennò... Seria incredibile, dice Christian. Che bella questa. Sì, te lo credo, Christian.
Aspetta che qua l'ho ributtato. Oh, è bellissimo anche questo, devo essere sincero, cioè comunque anche i vuoti sono di una potenza. L'altro era, era pieno di segni. No, ma erano potenti proprio le immagini. Qua è invece è l'opposto, cioè qui hai usato i vuoti. A me fa impazzire questa cosa. E come usi i silenzi. Guarda che roba. Sì. È meraviglioso. Tu gli dai il suono alle immagini. Gli metti il sonoro. No, perché quando nel momento che si sente l'aquila che vola, è perché tutto il resto è in silenzio. Cioè puoi al massimo immaginare il vento quando Il vedi una vento tempesta. del deserto, sì, che senti il rumore della sabbia, i passi, ma la Sergio Leone, sembra di stare dentro un film di Sergio Coni. Che bella. Quindi settimana prossima facciamo l'effetto roccia. Roccia. Sì. Che ne dite, ragazzi? Volete? Che ve ne pare? Rocce? È Facciamo la bellissimo. roccia. Puoi ingrandire la roccia che la guardo, per favore, la pietra. Vabbè, per fortuna in studio ce l'abbiamo stampato, Sì. anche No, se bisogna vederla all'opera, sta roba qua. no, è allucinante, bellissimo. Ah, qua tutti, sì, la roccia, ma certo. Allora, un affettuoso saluto al maestro di fumetto con le maschere, eccezionale. E comunque, anche se il suo texone ha una tecnica differente, ugualmente stupefacente, certo. Ah, ok, qualsiasi Grazie. cosa dice Monica. Bene, allora, Beh, la roccia. tecnica della maschera c'è nelle rocce, c'è nella terra, anche l'aquila ogni tanto mi pare che l'hai fatta, vero? Ci ho messo qualche striatura di maschera, no? Sì, non ricordo, però sì. Però vogliamo fare Sì, anche una c'è nell'acqua. cosa, questa lezione sarà delle rocce, quindi molto tecnica, però una bella lezione di come, o una chiacchierata mentre vediamo delle tue cose, di come imposti la sequenza. Perché a me fa impazzire anche Sì, questo, bene. cioè come Bene. gestisci la sequenza. Sì, lo storytelling, no? Il racconto. A Sì. prescindere dalla sceneggiatura, perché anche se c'è La sceneggiatura non è che sì, non credo che sia una cosa, conoscendo anche Mauro, non è proprio una cosa. No, di chi è che l'ha fatta da questa qua? Mauro Boselli, no? Chi era? Faracci. Ah, Tito Faraci. 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 Cioè, Ce n'è un'altra, ce c'è n'è molto un'altra. del tuo raccontare, quindi quello mi. Cioè, la sceneggiatura sicuramente avrà dato cosa succede, però fare questa scansione qua è. Ne è arrivata un'altra, Fabiano. Adesso andiamo a vederla. Così chiudiamo in bellezza. Bella anche questa. Mamma mia. Mamma mia. Senti, io anche il tratteggio. Io anche tutto, Enrique, tutto, anche il tratteggio. Voglio vedere Ma come passi qua. Fai. quanto è bello anche lui, l'espressione. Tutto. A me i personaggi fanno impazzire, cioè guarda che Sì, come bello. li caratterizza. Poi vabbè, Ah, questo. che bella la parte della scena, questa scena del controluce mentre spara. Magnifica. Anche qui ha usato la maschera, Eh questa parte sì, qua. là nei pantaloni. Nel roccio, sì, solo lì. Cioè, hai deciso che tu lì dovevi fare sto sgraffietto. Sì, esatto. Bene. Ma anche qua, anche Io mi sento gocciolo. troppo contenta. Che... No, è pazzesco. Guarda anche la Ancora mano. ce n'è un'altra, Fabiano. Ma adesso guarda adesso la luce nella mano, no? Cavolo, è proprio bellissima questa cosa. Ce n'è un'altra ancora, ce n'è un'altra ancora. Fammi È proprio bella. vedere. Ah, la luce nella mano, vero? Dove sta sparando? Queste sono finezze, perché poi nella tavola, vabbè che il texone viene stampato grande, però se vai a ridurre,
queste cose te le perdi, questi piccoli, sì, queste finezze, sì, questi dettagli. Sì, non è che bello. Sì. Che bello. Dice Giacomo, i personaggi comunque, anche se realistico, sono stilizzati nel senso che si riconosce la mano di chi li ha realizzati. Ecco il Bocci! I miei più grandi complimenti al lavoro di Enrico, è bellissimo. Grazie. Alessandro, grazie. Vedi, hanno chiesto anche a Enrico di andare a disturbare Dio per farti fare sto texone. Come no? Si può farlo? C'è la petizione, qua tutti quanti vogliono il texone di Bocci, prima che se ne vada al pianeta Terra. Per esempio, anche questa inquadratura dell'uomo che è stato, del morto, no? Di questa cosa. Cioè, non hai una immagine fotografica? No, Fabiano, no, non uso immagine fotografica. È bellissima, cioè l'inquadratura dal basso. C'è questa qua da dietro così con la è veramente bellissima. Ma ora questo volto. Mm-mm. È meraviglioso. È cinema. No, la pulizia, l'equilibrio, la roccia nera, come taglia lui, cioè, la diagonale. È perfetto questo fumetto. A me, io mi immagino anche te mentre ti metti a fare quel tratteggino là, tutti quanti quei cosettini, quel rigattino così, tutto perfetto, sì, e pulito. Sembra di monaci buddisti mentre sono concentrati che si recitano le preghiere e nel frattempo si mettono a fare il mandala. È pazzesco. È proprio bello. Questo dice, ma sono stampe, perché sono letterate? Adriana, è il texone. Ma no, poverina, lei fa un fumetto umoristico, è tutto il giorno a casa che la costringono a disegnare i pupazzetti, poverina. Attenzione che ti fa col cappello, Fabio, visto che cappello ti mette. Adriana, il texone, questo lo puoi trovare... Quanto ci è voluto fare il texone? Ha finto di saperlo adesso, guarda. Quanto ci è voluto fare il texone? Tre anni. Porca miseria. Di più. Ci ha messo un anno a farlo e 2 anni a discutere con Mauro Boselli. Ce l'ha il texone. Chiede Giacomo... Ma ricorda il maestro quanto tempo in media realizzava una tavola? Quanto ci stavi a fare una tavola di Tex, Enrique? Meno di una sola per il disegno a matita, 2 o 3 sì. ore. E un giorno anche in più per l'inchiostro, soprattutto per tutto il tratteggio del pennarello, no? Il grigi. Sì. Il nero è troppo bello. Ma l'hai usato la maschera nel pantalone che ti viene un pochettino smangiucchiata? Sì. Questo non lo ricordo, però. Sì, qua no, l'ha usata sulla roccia. No, nella roccia, nel pantalone. Stavo nella luce del pantalone. No. È solamente il pennello secco. Sì, il pennello secco, sì. Nella roccia. Che roccia, bella sì. Sta roba. Nella roccia sì, ma probabilmente ha toccato qualcosa anche qui, allora un po' si è smangiucchiato il nero. Bello l'effetto. È la polvere del deserto, ragazzi, pervade tutto. Bellissimo. Sì. Molto, molto. Allora, aspetta che qua ce n'è un'altra, Ambu, ce n'è un'altra. Le scarpe, quell'inquadratura qua è veramente bella. Che fastidioso. Ah, io no, quale fastidio, io sto guardando e torno, certo, rubo fastidioso, tutto. No, questo... Io rubo tutto. Perché la fa facile, sembra tutto facile. Certo, no? Perché io mica disegno come lui, faccio, prendo lì e poi reinterpreto, faccio i miei pasticci. Oh, ah, bella, questa è l'ultima, questa è la tavola finale. Oh. Sì, no, 224 pagine. Sono tante.
Sì. Cavolo. Però se è la cosa bella del Tex, del Texone, è che ti dà la possibilità di avere, di poter lavorare così. È una cosa che rimane, No, sì, come il lavoro sì. che ha fatto Magnus, insomma, sono quelle cose, secondo me, è fortuna che ci sono ancora, perché permettono di dare, di vedere questi capolavori, e che da fare sono una cosa pesantissima, immagino, perché sono 200 passapagine, sembra che non finiscano mai. Ti posso chiedere una cosa, per fare la polvere nelle zampe del cavallo, sì. in basso, lì pure, lì hai usato la maschera, hai usato No, maschera? no, 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 per niente, no, solo, no, no, solo tratteggio con pennarello. Ah, solo come, e poi l'hai, cioè, senza togliere con la carta vetrata, perché ieri sentivo che usava, c'erano anche autori che usano pure la carta vetrata per Michele no, Rubini. lo Michele Rubini usa la carta vetrata no. per grattare un po' via la china, ecco. No, no, io no. Una cosa che ti chiedo invece sul Texone, che mi ha incuriosito, le piume. Perché ci sono in tutto l'albo che svolazzano queste piume, no? Perché era autunno, no? Autunno. Le foglie? Sì. Ah, sono Le foglie. foglie? Le foglie, sì. Perché era la storia trascorreva in autunno. Sì. Però sai, ci sono scene in cui c'è questa. C'era anche una piuma forse che volava, no? Forse anche una piuma c'era. O sbaglio, in l'aquila che perdeva la piuma. Sì. Mi È ricordo possibile. che hai sempre questi elementi che volano tutto l'albo, che escono anche dalla vignetta. E mi chiedevo infatti perché c'è una cosa che. Vedi? Bello, perché fa capire che c'è il vento, percepisci che c'è vento, che c'è aria. Bello. Bello, bellissima questa. La storia finiva nella terza vignetta, la sceneggiatura. Questa. Io ho aggiunto la ultima. Bella. È per renderla epica. È da western proprio questa qui. Sì, no? Che finisce con Magnifica. il cavallo, no? Almeno. Bellissimo. Insomma, Bene. si annovera tra i migliori texoni che sono usciti questa qua. Bene, E ora bellissima, bellissima. paragonare, cioè, fra questo e quello di Magnus, secondo me sono dei capolavori. A livello tecnico c'è un lavoro pazzesco. Bello, Quante cose stiamo bello, imparando, eh? Solamente a guardare, bellissimo, bellissimo Enrique. bello. Grazie, Rosa. Chissà quando ci hai messo a farlo questa cosa. Pazzesco. Allora, quindi, settimana prossima ci divertiamo con le rocce. Rocce. Settimana prossima rocce, esclusivamente rocce. Rocce, legno e altre cose. Quello che ti viene in mente di fare, ti diverti. Bene, benissimo. Magnifico. Io sono Comunque. troppo contenta. Anche perché ora dovrò mettere il colore nelle prossime tavole. Sto facendo. Assolutamente. No, no, ma questa cosa della sovrapposizione di colore con le Troppo. maschere è veramente interessante, perché comunque ti crea degli effetti anche delle sovrapposizioni di colore molto belle. E quel lavoro che hai fatto che non verrà mai pubblicato, quello veramente è Un una tristezza tesoro infinita. perso, È sì. una tristezza infinita. Peccato, nel senso che speriamo che cambino idea prima o poi. Magnifico, quello di Enrique penso sia il texone più autoriale e puramente artistico mai fatto. È vero. Che si spinge tanto, ma anche quello di Magnus era molto bello. Cioè, secondo me lì è come se aveste dato tecnicamente quel lavoro in più. Il tuo hai questa forza proprio anche di trasformare i personaggi, cioè di renderli tuoi. Infatti è quello il bello, il text tuo è riconoscibilissimo, è proprio il text di Breccia. Bello, veramente un bel lavoro. Comunque ci vediamo quindi settimana prossima con Sì, Roce e la altre. prossima, con rocce, le la prossima. rocce.
Mi piace sta cosa che stiamo facendo, sto percorso, anche con i ragazzi del web. Mi piace, mi piace. No, è stato bello vedere quel lavoro lì, Enrique. Quello che non... veramente... cioè, completamente diverso da quello che hai fatto... Per esempio, Texone è l'opposto a quello che hai fatto su quel lavoro. Peccato però, mannaggia. Insisti, prova a scrivere ogni tanto, ma siamo sicuri che non volete proprio che la stampiamo. No, hanno hanno una rappresentante catalana, no? Verona, che è molto, molto, molto brava e inflessibile, no? No, ha rifiutato tutto. Ah, ok. Sì, sì. Comunque è bello. Allora, ci aggiorniamo quindi per settimana prossima. Intanto ti ringraziamo, allora, Enrique, come sempre. È un piacere. Sì, grazie Enrique. Ammirarti mentre lavori e ammirare i tuoi lavori. Conoscerne sempre di più e sempre più attentamente. Allora, saluta anche Barbara. Sì, un bacio a Barbara. Ci vediamo presto, Enrique. Ciao, ci vediamo. Ciao. 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 Pazzesco, bene. Bellissimo. Poi, quante cose che ho imparato. Quelle tavole sono veramente favolose. Sì. Allora, salutiamo tutti quanti, anche Adriana che ha finto di avere il texone, ma in realtà secondo me non ce l'ha, mentito spudoratamente. Intanto preparo il solito spottone di saluto. Sì, lunedì vi ricordo con i 3-3 e ritorno. Il buono, il brutto e il cattivo del fumetto, e con Godzilla, giusto Fabiano? Devo sentire, esatto, devo avere l'ok. Forse c'è Godzilla, forse c'è Godzilla lunedì. E poi prepareremo altre puntate e percorsi d'autore. Sì, 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 okay, sì. Certo, okay. Che ce ne sono tantissimi autori bravi da farvi scoprire, sì. Ciao a tutti e mettiamo subito il... Ciao! E lo spottone, ok? Ciao a tutti! It Comics Channel è il canale dell'etichetta indipendente It Comics. Questo è il nostro shop e queste le nostre produzioni. Troverete storie complete, miniserie e VC Experimental Comics, il magazine scaricabile gratuitamente dal nostro shop. Acquistare è molto semplice. Scegliete il vostro albo, leggete le informazioni e mettete nel carrello. Scegliete il tipo di spedizione, con uno sketch originale con 6 euro o gratuito. Acquistate. Oppure cambiate idea. Venite a farvi un giro. It Comics. Più cultura del fumetto.